sinceramente pure che questa vittoria è un peso specifico da 4 punti. Perché settimane i ragazzi si sono messo la faccia, che hanno dimostrato a loro stessi per primi e agli altri il loro valore caratteriale, questa voglia di non di mordere, di mollare, e quindi questo mi ha fatto un enorme piacere. E allo stesso tempo, come ben dici tu, che io sia contento, dobbiamo dimostrare adesso sia Latina che Ascoli, due trasferte molto insidiose ma complicatissime, il nostro valore anche fuori, quindi una cosa che, sebbene le facciamo i complimenti ai ragazzi, ma io devo guardare avanti e penso che questo è il modo da affrontare la partita. Chiaramente l'aspetto del gioco potrebbe essere molto, molto meglio, potremmo aver giocato molto meglio, ma allo stesso tempo non sempre le cose si succedono come tu vuoi, ma allo stesso tempo questa voglia di primeggiare, questa voglia di non mollare, di ribellarsi a una situazione è ben accurata, cioè sono andato dalle parole ai fatti. E Nardini a destra come terzino con Camara più avanti, è un modulo che può essere utilizzato anche dall'inizio secondo te, oppure l'hai utilizzato solo oggi in un momento in cui hai cercato la vittoria? Vediamo. Sicuramente il fatto che ci sia Trovani, che ci sia Carapaz, che possa pensare a Gozzi, sicuramente è l'ultima delle scelte, ma visto la situazione io ho pensato con la bala spacca. Era così, era chiedere a Leonardo un ulteriore sforzo, ma non volevo perdere incisività offensiva, e in effetti è andata così. Mister, chiedo le condizioni di Bertoncini e Calapai, se si sa già qualcosa. No, dobbiamo aspettare adesso, vediamo lunedì, aspettiamo 48 ore in modo tale di poter fare l'ecografia o qualcosa, vediamo cosa viene. Bertoncini alla porta. Sì, infatti è venuto a mancare l'appoggio, perché come avete visto il campo non era in migliori condizioni, se ci voleva appoggio, però è successo, adesso vediamo lunedì cosa dice. Perché sicuramente loro hanno sulle fasce gente che ti può mettere in difficoltà, una parte più pesante, l'altra parte anche in ballo per dopo. Hanno deciso di giocare con un giocatore, ma sempre le caratteristiche sono quelle, gente che ti punta, e quindi non pensavo che siccome Marzolati si è allenato molto bene, siccome Gozzi ci ha dato la garanzia, perché tante volte devo andare all'archivio dei ricordi, vai a vedere a dicembre quando noi avevamo fatto questo salto di qualità mentale, era così giocato lì a destra, e quindi volevo ripetere la stessa situazione. E per tutto non è rimasto nel nulla, perché subito Davide si è fatto male, e quindi abbiamo dovuto cambiare. Dipendentemente di questo, uno fa delle valutazioni in base a quello che tu vedi in settimana, ma anche l'avversario. Mister, il Modena non ha molti giocatori che hanno l'effervescenza. Camara però è uno di questi, no? Ce l'ha proprio di suo. E tu lo vedi più come giocatore che entra o come giocatore dall'inizio, come ha fatto l'altro? Ripeto, lui vengano questi giocatori, che se tu lo chiami in causa dal primo minuto fa bene, se lo fai subentrare fa bene. Quindi mi vengono questi giocatori, ripeto, tutte le partite non sono uguali, non tutte le situazioni sono uguali, e quindi uno deve valutare in funzione a tutto questo. Allo stesso tempo non possiamo dimenticare che un giocatore che praticamente non ha mai giocato in Serie B, in sei mesi nemmeno ha giocato, quindi non ci si può nemmeno chiedere più di tanto, dobbiamo portarlo in piano. Con la panchina del Brescia abbiamo visto non mi sono accorto, cioè.
c'era dentro il campo di noi. Non lo so, non lo so cosa sia successo, ce l'ha raccontato.